Amici di Radio News 24, ben ritrovati su Live Social. Come va? Io sono Francesco e bentornati dal programma più social che ci sia. Questo non solo per le nostre piattaforme Facebook, Instagram, YouTube, che ovviamente sono lanciatissime, ma anche perché con noi ci sono sempre tanti amici e tanti ospiti. E oggi ho il piacere di presentarvi Stefano Correggia. Benvenuto Stefano. Grazie, ciao. Come va? Tutto bene? Benissimo, grazie. Ok, perfetto. Stefano, allora tu fai un lavoro molto particolare, sei un coach, ma non un coach come si dice che si incontra tutti i giorni, che già è complicato, ma tu sei un coach sul nutrizionista e oggi con te parleremo un po' di benessere, della tua attività, chiaramente. Ma senti, raccontaci un pochino, qual è il tuo percorso professionale? Come ti sei avvicinato a questo mondo? Ma dunque, io lavoro nel mondo dell'attività fisica da circa 30 anni. Sono stato un personal trainer, ho anche avuto dei club fitness miei. E per cui poi in questo settore mi sono sempre più avvicinato al mondo della nutrizione, quindi ho completato i miei studi con un percorso come nutrizionista. Ed infine ho svolto quindi un altro percorso come coaching, quindi il coach, che rappresenta secondo me il trait d'union tra queste due realtà. Nel senso che se una persona ha degli obiettivi ben specifici legati quindi alla forma fisica, alla performance sportiva o sul benessere generale, non può prescindere da queste attività, cioè attività fisica e nutrizione. Perfetto, quindi tu non è che hai smesso di fare il personal trainer o il, insomma, e semplicemente hai elevato, salito un livello. Esatto, sì. Power up, d'accordo. Allora, senti, no, perché è interessante, no? Lanciarsi in una sorta di professione alternativa. Sì. Tu hai detto che il coaching invece, come si dice, è il cappello, no? Quello sì, che unisce questo. D'accordo, vuoi entrare un po' nel merito di certo. Questa cosa? Tutto, che cos'è il coaching? Il coaching è un'attività bellissima che è nata negli anni 80 tramite un precursore che si chiama John Whitmore. Il quale ha creato appunto un modello basato su delle domande particolari che vengono fatte al tuo interlocutore, che si chiama coachee, e attraverso queste domande si determinano quelli che sono gli obiettivi del coachee e poi si capiscono quali sono le modalità per superare gli ostacoli ad arrivare a quegli obiettivi. Ok. È tutto parte dal preconcetto che ognuno di noi al proprio interno ha le risorse necessarie per poter superare gli ostacoli e arrivare a questo all'obiettivo. Esatto. Ok, perfetto. Quindi un coach è un accompagnatore, diciamo così. Diciamo che il coach è un facilitatore. Okay. Il coach non è colui il quale, come dire, non è un consulente, non ti dà dei consigli, non è colui il quale ti stimola, cioè non è il motivatore, come si può pensare, no? Colui che dice dai ce la fai, no, non è assolutamente così. Così sono un po' bravi tutti, no? Esatto. Ma appunto è una persona che ti facilita, ti prende per mano e ti conduce verso il tuo obiettivo. Perfetto, aiutandoti anche a superare quelli che sono gli ostacoli. Esatto, attingendo dalle tue risorse. Perfetto, d'accordo. E questa cosa come si applica al benessere? Allora, naturalmente io posso portare una mia consulenza dal punto di vista dell'attività fisica e della nutrizione. Questo posso farlo sia dal vivo che a distanza attraverso il mio sito in linea online, no? Certo. E naturalmente attraverso delle coaching online riesco quindi anche ad coprire quella parte legata alla motivazione. Quindi il coaching attraverso la motivazione riesco ad attivare tutte quelle persone che magari hanno dei buoni auspici di iniziare, non so, una dieta oppure ad allenarsi. Il classico buon, come si dice, la promessa di Capodanno, no? Esatto, okay. esatto. E quindi molto spesso accade che queste persone hanno un buon inizio, ma per la loro motivazione cade per vari motivi e quindi non arrivano all'obiettivo desiderato. E attraverso il coaching io riesco ad accompagnare queste persone ad arrivare quindi al loro obiettivo e superare tutti gli ostacoli che loro,
che lo rincontro. Quindi tu sostanzialmente unisci un po' le tue competenze che hai sviluppato negli anni come personal trainer, esatto, come tuo percorso professionale, e questo strumento che però non si limita a incoraggiare. No, assolutamente. È proprio no. Un metodo. È un metodo ben preciso. È un metodo ben preciso che appunto è stato ideato da John Whitmore negli anni 80, e questo metodo ben preciso si fonda su un modello denominato Groove. Groove, che in sé per sé vuol dire crescita, no? Sì. Ma allo stesso tempo è un acronimo. Ok. Dove appunto la G vuol dire goal. Obiettivo. Cioè vuol dire obiettivo. Poi dove la parola R vuol dire reality, quindi realtà, quindi lo studio delle realtà, cioè il punto di partenza dell'individuo, che può essere l'aspetto fisico, quindi un dato oggettivo, o poi un dato soggettivo, che può essere invece dei pensieri magari limitanti che inducono la persona a non arrivare a quell'obiettivo. Poi c'è la O di options, quindi vuol dire trovare la strategia adatta insieme al tuo coach per arrivare a raggiungere un determinato obiettivo. E poi c'è will, che vuol dire volontà, e quindi la cosa si mette in pratica. Quindi l'obiettivo del coach è quello di stabilire dei punti fissi, dei punti di conferma attraverso questo percorso. Quindi c'è una promessa tra coach e coach. Ecco, interessante anche la cosa della promessa. Immagino che ci sia poi un rapporto coach, appunto, rimanda un po' all'ambiente sportivo, no? Diventa, non dico una famiglia, perché magari penso ai tennisti che hanno un loro coach che diventa di fatto una persona molto importante. Penso a casi molto famosi come Nadal, che ha lo zio fisicamente, oppure anche Andre Agassi, che si è fatto accompagnare da un preparatore atletico che è diventato quasi uno zio. Assolutamente sì. Infatti, ancora prima di John Whitmore, lui si ispirò ad un istruttore di tennis addirittura. Ah, ecco, quindi parte proprio da lì. Perfetto. Allora, senti, questo rapporto qui si può sviluppare anche online, però? Assolutamente sì, attraverso ormai social, attraverso insomma tutte le varie modalità di comunicazione, si riesce quindi in un'oretta a innestare questa sorta di dialogo, di lunga chiacchierata amichevole col tuo cliente, coach, dove entri in una certa confidenza, per cui si comincia questo percorso attraverso queste domande strategiche, insomma. Okay. Sì, poi non è che ci si abbandona, ovviamente, assolutamente. Okay. In base quindi all'obiettivo che si vuole raggiungere, si hanno degli step, quindi possono essere più appuntamenti che vengono dilazionati nel tempo. Ok, perfetto. Allora, senti Stefano, grazie per questa bella chiacchierata. A questo punto non mi resta altro che dare i tuoi contatti agli amici che sono in ascolto. Perfetto. Quindi Stefano Correggia lo potete contattare al numero di telefono 334 700 95 47. Lui è di Senago, siamo in via Sacco e Vanzetti 11. Potete trovarlo, come diceva giustamente, sui social, in linea, online, sia su Facebook che su Instagram, e il sito web è www.inlineonline.it. C'è anche un indirizzo email a cui potete scrivere, stefanocorreggia@gmail.com. Stefano, ti ringrazio ancora per essere stato grazie, qui con noi. Grazie. Amici di Radio News 24, amici di YouTube che ci stanno seguendo, ci rivediamo prestissimo. Amici di Radio News 24, voi rimanete sintonizzati, perché Live Social si prende una pausa, ma tornerà prestissimo per raccontarvi altre storie e altre interviste. Quindi grazie per essere stati con noi. Per ora buon proseguimento e a presto. Grazie a voi, buona giornata. Live Social.